Ciao divette, ciao divetti, benvenuti in una nuova puntata di Crime Tube. Questa puntata di Crime Tube sarà un po' diversa dal solito, perché in tutte le puntate precedenti, sono andata ad occuparmi dei casi di cronaca un po' più mediatici degli ultimi anni e magari irrisolti, misteriosi. In questo caso parleremo invece di omicidi che sono stati risolti, in quanto poi il colpevole è stato trovato. Si trova tuttora in prigione e si tratta di un serial killer, credo di uno dei più famosi serial killer italiani e soprattutto il più prolifico, ovvero a livello italiano e credo forse anche del mondo, ma non sono sicura. Questo non vorrei dire una cavolata, però comunque è il serial killer italiano che ha fatto più vittime nel minor tempo possibile, cioè in pochissimi mesi lui ha ucciso 17 persone. Vi avevo già annunciato su Instagram che lui è il mio serial killer preferito per varie ragioni. La prima, che la sua storia è davvero avvincente e infatti non vedo l'ora di raccontarvela adesso in questo video, perché è veramente una storia allucinante, particolare e diversa dalle storie degli altri serial killer. Poi ovviamente ognuno ovviamente ha una storia a sé, però lui si diversifica dal tipico serial killer che ha uno specifico modus operandi. Lui è completamente diverso, lui è un folle assassino che ha un sacco di caratteristiche particolari, sia per quanto riguarda la sua personalità, sia per il modo di uccidere, il modo in cui ha ucciso queste persone. Una persona comunque anche molto sensibile, che ha ucciso per dei sentimenti di vendetta, per una rivalsa verso delle brutte esperienze da lui sperimentate, e quindi comunque una persona da un lato anche di cuore, e poi vedremo perché, e da un lato un truce omicida. Quindi davvero un soggetto molto particolare, e in più vi dico proprio la ciliegina sulla torta del perché Donato Bilancia è il mio serial killer preferito, perché io mi ricordo di lui quando ero piccola, in quanto io vivevo insomma nelle sue zone, cioè era il mostro della Liguria praticamente, e ha ucciso tutte queste persone in Liguria e qualcuno anche nel Basso Piemonte, comunque in quella zona lì, e io ci vivevo lì, ero molto piccola e io personalmente non rischiavo la vita, però mi ricordo che all'epoca c'era il panico generale, non si poteva prendere il treno perché lui aveva ucciso delle ragazze sopra dei treni. Io credo che qualcuno di voi se lo ricorderà, perché appunto lui era anche chiamato il killer dei treni, e mi ricordo che in quell'epoca c'era panico generale, praticamente lui aveva fatto vittime per tutta la Liguria, da Genova a Ventimiglia, e sulla linea Genova-Ventimiglia aveva ucciso queste persone, e di conseguenza proprio la gente non prendeva più il treno, cioè cose allucinanti. Mi ricordo benissimo, benissimo di lui, e sono qui a raccontarvi la sua storia. Dunque, diciamo che lui, o meglio i suoi omicidi, sono stati resi noti alla cronaca intorno al marzo 1998, quando lui iniziò ad uccidere delle prostitute. Uccise, mi sembra, 4 prostitute, tutte di nazionalità diversa, che vennero trovate morte proprio in quei 2 mesi, cioè gli omicidi erano molto vicini l'uno all'altro, quindi diciamo che i suoi delitti salirono appunto alla cronaca proprio perché erano molto vicini tra di loro, e dopo la terza, la quarta vittima si capì che appunto queste vittime erano state uccise tutte per mano della stessa persona, o meglio della stessa arma, quindi dagli esami balistici fu riconosciuto che appunto la pistola era la stessa, i proiettili erano gli stessi, tra l'altro dei proiettili particolari finlandesi. Venne subito fuori l'ipotesi che potesse trattarsi di un serial killer che uccideva in serie le prostitute. Diciamo che gli inquirenti iniziarono a raccogliere indizi, a mettersi sulle tracce di questo misterioso serial killer, quando una prostituta transessuale riuscì a scampare alla morte
aiutata da due metronotte che vennero uccisi al posto suo, nel senso questi metronotte accorsero in aiuto di questa transessuale e vennero appunto uccisi da Donato Bilancia, e lei però riuscì a sopravvivere e raccontò appunto alla polizia che si era appartata con questo uomo, che avevano fatto insomma le loro cose sessuali, e poi lui aveva cercato appunto di ucciderla e aveva poi ucciso questi metronotte che erano andati a cercare di salvarla. E diede quindi i primi indizi, il primo identikit fu noto e la macchina, la Mercedes, lui viaggiava su una Mercedes nera, insomma, quindi da lì partirono, diciamo, le ricerche. Quando questi casi appunto iniziarono a divenire celebri a livello nazionale, perché ne parlavano i telegiornali e tutto, capitò qualcosa di strano, ovvero che non vennero più uccise prostitute, ma iniziarono ad essere uccise delle ragazze sui treni. La prima vittima dei treni era un'infermiera che praticamente non faceva la tratta Genova Ventimiglia, ma faceva tipo la Spezia Verona o la Spezia Venezia. Venne uccisa dentro al bagno di un treno, senza che fosse una prostituta in questo caso, senza che conoscesse il suo omicida, semplicemente fu seguita da Donato Bilancia all'interno del bagno. Lui aprì la porta del bagno con un aggeggio e la uccise con un colpo in testa. Mentre la seconda vittima, anche lei su un treno, anche lì non si trattava di una prostituta, e lui anche lì stessa storia, la seguì in bagno e la uccise, e nel secondo delitto fece anche una cosa in più, ovvero masturbarsi e pulirsi la mano sulla spalla della vittima, lasciando quindi il DNA. In vista, non fu chiaramente un errore, ma fu una volontà, secondo me, una volontà di essere preso. Ed infatti da lì a poco lui venne preso, venne catturato, grazie tra l'altro ad un suo conoscente che andò a denunciare il fatto che continuava a ricevere multe della sua vecchia Mercedes che aveva venduto a Donato Bilancia. Questa Mercedes non aveva effettuato il passaggio di proprietà e quindi tutte le multe che prendeva Donato Bilancia venivano recapitate a questo suo conoscente, e lui andò appunto a denunciare questa cosa, e da lì gli inquirenti cominciarono a seguire Donato Bilancia e riuscirono a scoprire che l'assassino era lui, andando a prelevare un po' di DNA da una sigaretta che lui aveva lasciato in un bar, insomma un paio di sigarette che lui aveva fumato mentre beveva un caffè, e furono prelevate da questo bar, e fu scoperto che l'assassino era lui, che il suo DNA corrispondeva al DNA dello sperma ritrovato sul cadavere e a tutte le varie tracce trovate sui cadaveri. E quindi a quel punto Donato Bilancia fu arrestato. Fu arrestato davanti all'ospedale San Martino di Genova, fu catturato mentre lui andava a farsi dei raggi e fu portato in carcere. Il giorno dopo, insomma quasi subito, lui confessò i crimini, ammise di essere il serial killer delle prostitute e di aver ucciso anche le due ragazze sui treni, ma confessò di avere compiuto altri omicidi molto prima di questi omicidi appunto noti di ragazze. Qualche mese prima lui uccise altre persone, e qua faccio una premessa su chi era Donato Bilancia. Donato Bilancia era, insomma, ancora vivo, un giocatore d'azzardo, che proveniva da una famiglia problematica che l'aveva, diciamo, era stato spinto a fare una vita un po' da criminale, quindi era un ladro, aveva fatto delle rapine già nella sua più tenera infanzia ed era già quindi stato in galera per rapine e cose del genere. E poi era diventato un bravissimo giocatore d'azzardo. Tra l'altro,
anche molto onesto, quindi lui era un po' il classico ladro gentiluomo, no? Per capirci. Giocava d'azzardo e ci teneva sempre a saldare i suoi debiti, ci teneva sempre comunque nella sua disonestà da ladro, comunque ad essere onesto nel gioco e a comportarsi bene. Infatti era amato da tutti, una persona ammirata da tutti, un grande istrionico. Comunque lui poi è stato detto, gli è stato diagnosticato il disturbo narcisistico e istrionico di personalità. Quindi cosa vuol dire? Era un attore, era una persona che attirava su di sé l'attenzione, e brillante, amato dalle donne, dalle ragazze, sempre elegante, sempre, però nascondeva qualche stranezza, perché ad esempio da alcuni suoi conoscenti fu detto che lui, a seconda di come si vestiva, se più sportivo o più elegante, cambiava anche personalità. Quindi un tipo che magari passava da persona così normale, umile, a persona con un linguaggio forbito quando si vestiva elegante. Quindi era un po' strano, una persona strana, ma comunque una persona molto amata e molto apprezzata a Genova. Lui abitava a Genova, e insomma nella società, nei bar, e lui giocava in queste bische clandestine, sia al casinò, andava spesso al casinò di Sanremo, in più giocava in queste bische clandestine, che sono stata dovuta andarmi a leggere su Google cos'è una bisca clandestina. Praticamente sono locali in cui si gioca d'azzardo illegalmente. E cos'era successo ad un certo punto? Era successo che un suo carissimo amico l'aveva tradito, cercando di attirarlo appunto in una di queste bische clandestine e facendolo perdere apposta in combutta con un altro tizio. E lui, per puro caso, aveva origliato questi due soggetti, questi due amici suoi, che dicevano qualcosa di umiliante verso di lui, del tipo, ecco, vedi, abbiamo agganciato il pollo, una frase del genere, come dire, siamo riusciti a fregarlo, a portarlo qui e fregarlo. E da lì, in Donato Bilancia, si è creato l'inferno nella testa. Cioè lui per questo tradimento ha sofferto così tanto, perché evidentemente lui teneva molto a questo suo amico, e comunque nella sua vita aveva già subito un po' di tutto e di più, e poi andremo a parlare nello specifico della sua infanzia. E a quel punto lui, ormai 40-45enne, insomma, dopo aver accumulato tutte queste umiliazioni che ha subito nella sua vita e tutte queste situazioni drammatiche che poi appunto andremo a parlare, è andato fuori di testa. Dopo aver scoperto che il suo migliore amico, il suo carissimo amico, l'aveva tradito, considerando che lui era una persona comunque onesta, ha perso completamente la cognizione della realtà e ha deciso che l'unico modo era vendicarsi. E quindi ha ucciso come prima vittima uno di questi due amici, il proprietario di questa bisca clandestina, comunque insomma il socio di quell'altro. L'ha ucciso entrando in casa e praticamente soffocandolo con del nastro adesivo, e dopodiché, due settimane dopo, ha ucciso il suo amico e la moglie, che si trovava lì per caso, con suo grande rimpianto, perché lui poi anche in carcere si è pentito tantissimo di aver ucciso anche la moglie, non c'entrava niente, ma che però in quel momento si trovava lì e quindi doveva essere uccisa. E con un colpo di pistola ha freddato sia lui, sia il suo migliore amico, che la moglie. Dopodiché, ormai andato completamente fuori di testa e assetato sempre di più di uccidere, ha ucciso due orafi, due anziani orafi. Lui voleva semplicemente fare una rapina, ma quando, con la pistola in mano, quando questi due orafi, questi due anziani si sono opposti, insomma, lui ha sparato ad entrambi, credo proprio in pieno centro a Genova, tra l'altro. Poi ha ucciso un metronotte per saldare, tra virgolette, dei conti suoi con le forze dell'ordine. Poi ha ucciso due cambiavalute per rapinarli, e da lì in poi ha iniziato ad uccidere le prostitute e successivamente le due ragazze sui treni. In tutto facendo 17 vittime.
E lui disse che appunto aveva iniziato ad uccidere proprio per vendetta di questo amico che l'aveva tradito e dopodiché non era più riuscito a fermarsi, pur rendendosi conto di stare facendo qualcosa di sbagliato e di avere la testa completamente fuori uso. Quindi lui si rendeva conto di quello che ha fatto. Ha risparmiato una persona, un'altra prostituta da cui era andato a casa per ucciderla. Questa persona era stata risparmiata perché aveva un figlio. Questa donna disse: no, ti prego, risparmiami perché ho un bambino. E lui la risparmiò e disse tra l'altro che in quel momento rientrò in sé e che lui quando compiva questi omicidi era un po' come se la testa gli bollisse di rabbia, di un qualcosa che lui non poteva controllare e uccideva. Tra l'altro lui disse di avere una specie di doppia personalità, ovvero due parti di sé che chiamava B1 e B2, e quando B2 prendeva il sopravvento su B1 uccideva. Com'è stata l'infanzia di Donato Bilancia e perché ha risparmiato quella donna che gli aveva detto che aveva un bambino? L'infanzia di Donato Bilancia è stata molto molto traumatica. Era un bambino umiliato dai genitori, in particolar modo la madre, perché faceva la pipì a letto. La mamma lo umiliava costantemente per il fatto che facesse la pipì a letto fino a 12-13 anni e per umiliarlo esponeva le lenzuola sporche di pipì ai vicini di casa e lui iniziò in quegli anni di infanzia a sentirsi insicuro, sentire una vergogna dentro di sé, un imbarazzo sempre totale. Per lui l'evento più traumatico fu quando sempre la mamma mostrò il suo pene alle cuginette prendendolo in giro perché era piccolo. E infatti qua vengo al punto: Donato Bilancia era e tuttora mini dotato, cioè è mini dotato, e questo è il suo più grande cruccio, il suo più grande complesso, il fatto di essere mini dotato e di essere stato umiliato per questa cosa durante l'infanzia in più occasioni. Insomma, in più ebbe una vita molto tormentata sia con i genitori che con gli altri familiari. Fece due incidenti stradali in cui rimase in coma e insomma che lo traumatizzarono, e in più la cosa, l'evento più traumatico di tutti è che il fratello 10 anni prima di questi omicidi, circa nel 1987, e si buttò sotto un treno con il bambino in braccio, con il figlio di 4 anni in braccio, e si suicidò insomma buttandosi sotto questo treno, e fu chiamato Donato a riconoscere il corpo. E questo fu per lui un trauma enorme che lo fece sfociare nella follia. E io credo che qua arriva la mia opinione, la mia idea sulla psicologia appunto di Donato Bilancia. Il fatto che fosse mini dotato l'ha sempre fatto sentire insicuro come uomo, e questo ha fatto sì che nel momento in cui ha avuto una pistola in mano e ha iniziato a uccidere si è reso conto del potere che aveva, del fatto che poteva avere un potere, il potere di prevaricare qualcun altro, di avere nelle mani la vita di qualcun altro, di poter decidere per qualcun altro, cosa che lui, essendo mini dotato, non ha mai sentito di poter fare, nel senso non si è mai sentito potente verso le donne, comunque anche verso gli altri uomini, no? In contrapposizione agli altri uomini, e di conseguenza a mio avviso il fatto che con una pistola in mano lui sia riuscito a trovare questa potenza che non aveva nella sua vita sessuale ha fatto sì che lui abbia ucciso e abbia soprattutto continuato ad uccidere, perché un conto è l'omicidio
per vendetta dell'amico, no? Ma poi lui ha continuato proprio perché si rendeva conto che questa cosa di uccidere gli dava questa potenza che non poteva avere nella sua vita normale. Poi il fatto che uccidesse sui treni, che abbia deciso a un certo punto di utilizzare i treni, può essere un rimando al fatto che il fratello si fosse ucciso sotto a un treno. E diciamo che in generale il suo grande narcisismo esasperato fino alla psicopatia, quindi fino a diventare un serial killer, era sicuramente causato da questa mancanza che lui aveva nella sua vita sessuale e soprattutto queste umiliazioni che aveva subito e che lo facevano chiaramente sentire impotente e sentire insicuro per questo suo difetto che aveva. Adesso Donato Bilancia è rinchiuso ovviamente perché ha preso 17 ergastoli, quindi è rinchiuso per tutta la vita in carcere. È stato protagonista di molti programmi televisivi, tra l'altro è stato intervistato anche da Bonolis. Io ho cercato dappertutto l'intervista con Bonolis, non l'ho trovata. Se qualcuno la trova me la linki, perché vorrei troppo vederla. Io magari l'avevo vista da piccola, ma non mi ricordo perché sono passati troppi anni. Sarei felicissima di vedere quell'intervista. Però diciamo che lui, essendo anche molto narcisista, lui voleva quindi farsi beccare, farsi prendere. Tant'è che appunto quando è stato preso ha anche confessato gli omicidi vecchi, insomma gli omicidi precedenti, che non erano stati per niente attribuiti a lui, perché trattandosi di omicidi legati al mondo delle bische clandestine, si pensava che fossero regolamenti di conti con mafiosi e cose del genere. Invece non era così, era stato lui, quindi lui si era autoaccusato di questi omicidi e aveva creato un po' un teatrino mediatico, no? E pur di non farsi dimenticare, dopo un po' di tempo aveva anche detto che c'era un complice, che aveva un complice, ma che non poteva fare il nome. In realtà è stato poi appurato che non ci fosse nessun complice, insomma, che lui abbia fatto tutto assolutamente da solo e che poi abbia cercato di inscenare altre possibilità soltanto per avere l'attenzione dei media. Infatti per lui era molto importante avere appunto l'attenzione dei media, essendo narcisista non poteva essere diversamente. È strano perché lui ha avuto un modus operandi completamente diverso dal tipico serial killer, mettendo quindi in difficoltà anche gli psichiatri, anche gli psicologi, i criminologi, che appunto di solito sono abituati a personalità più lineari, no? Cioè di solito il serial killer cosa fa? Se uccide le prostitute, uccide solo le prostitute, se uccide le donne in generale, uccide solo le donne. Lui invece ha ucciso un po' di tutto praticamente, quindi ha fatto un bel minestrone, e questo ha portato un po' di difficoltà a cercare di inquadrarlo come personalità, come diagnosi, proprio perché di solito non funziona così, quindi un personaggio veramente particolare e diverso da tutti gli altri. Ed è stato comunque considerato totalmente capace di intendere di volere, infatti la difesa ha cercato di farlo passare come infermo, come fargli passare l'infermità mentale, però è stato confermato dagli psichiatri che lui era perfettamente in grado. E a sentirlo parlare, perché nei documentari di YouTube ci sono degli spezzoni in cui lui parla, degli suoi interrogatori, lui sapeva quello che faceva, cioè non ha neanche mai cercato di farsi considerare pazzo lui personalmente, perché ha raccontato in modo lineare tutto quello che ha fatto, ricordandoselo senza ombre, ha confessato tutto. Secondo me è una persona che è anche molto sensibile, in quanto questa sua follia è certamente derivata dall'aver sofferto moltissimo per i traumi che ha ricevuto durante l'infanzia e anche durante l'età adulta, per il fratello che è morto e tutti, vabbè, chiunque rimarrebbe traumatizzato da cose del genere, però forse lui più degli altri, e questo ha fatto sì che scaturisse nella follia più assoluta. E una persona anche non, cioè, se penso a Donato Bilancia non penso ad una persona cattiva, sinceramente, penso ad una persona che ha fatto quel che ha fatto perché
in un certo senso non ne poteva più di tutto quello che la vita purtroppo gli ha dato, tutti i traumi che la vita gli ha inferto, e che fosse anche di cuore e che quindi a maggior ragione abbia sofferto più di quanto poteva soffrire magari un'altra persona che poteva uscirsene in modo più appropriato, che è diventare un serial killer. Ecco, però non mi dà l'idea di persona crudele, di quello che uccide per piacere, per sadismo, così, senza, cioè lui uccideva comunque per una rabbia che aveva dentro. E niente, fatemi sapere se vi è piaciuta questa storia. E scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se conoscevate questo serial killer, e spero di sì, perché non è chiacchierato come il mostro di Firenze, ad esempio, però veramente ha proprio il primato per quanto riguarda gli omicidi, per quanto riguarda il numero di vittime, quindi io credo che sia il nostro serial killer più efferato in assoluto. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo Crime Tube.